Cosa sarà fatto nei prossimi 5 anni dall'amministrazione comunale di Nocera Inferiore? Lo dirà Manlio Torquato domani mattina, dopo gli impegni propagandati in campagna elettorale. Il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, convocato alle 10, è sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Già in programma lo scorso Consiglio, il punto fu rinviato per motivi di tempo. Tra i 5 obiettivi strategici del programma di mandato c'è la questione ambientale con la bonifica delle acque. Qui presentiamo il programma di mandato. Nel programma di mandato c'è l'attenzione prioritaria a 5 obiettivi strategici per la città. Uno dei 5 obiettivi strategici, credo che sia il secondo e il terzo, è cioè tra i primissimi praticamente la bonifica delle acque. I consiglieri comunali dovranno approvare anche 2 varianti al piano delle opere pubbliche. Si tratta della riqualificazione dello Stadio San Francesco, un'operazione del valore di 1,5 milioni di euro, 1 milione messo dal CONI e 500.000 euro recuperati in casa. Lo stadio nel prossimo futuro cambierà volto anche grazie agli 800.000 euro stanziati per le Universiadi. C'è pure il parcheggio di Via Canale tra le cose da adeguare, con l'investimento di 1 milione di euro per il perfezionamento dell'esproprio e l'adeguamento strutturale dell'area di sosta. Si dovranno nominare poi i componenti della Commissione Paesaggio e quelli per l'aggiornamento dei giudici popolari. Il sesto punto, l'approvazione del regolamento del Forum dei Giovani adeguato alla legge regionale, è stato richiesto dalle minoranze.